Ilaria Profumi, CEO Remax Italia, a Sinergie qui a Milano, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Allora, intanto ti chiedo un commento a margine dell'evento. Ma un commento che utilizzo di solito solo per definire gli agenti Remax, innanzitutto direi un evento energetico, e un evento che ha contribuito a mio avviso a creare collante tra tutte le varie attività ed iniziative della filiera immobiliare. Bene, senz'altro allora, positivo. Grazie. Allora, Ilaria è uno dei pochi casi di donna, ok, donna mamma impegnata in un'azienda, peraltro in un ruolo verticistico. Qual è la situazione legata all'immobiliare e alle donne in Italia, e hai qualche dato anche sull'Europa? Assolutamente sì, devo dire che il settore immobiliare calza a pennello per le professioniste quote rosa, perché comunque è un settore dove l'empatia, l'emozione fa la sua parte, l'abbiamo detto anche oggi, lo hanno detto tutti gli speaker che si sono avvicendati sul palco, e quindi l'essere donna a mio avviso dà una marcia in più per avere successo in questo, nel settore del real estate in Italia ed in Europa. Basti pensare che il Remax Italia, il 67% delle funzioni apicali è ricoperto da donne, ed in Europa il 40% delle funzioni apicali è comunque ricoperto da donne, il Remax. Caspita, è un caso di eccellenza tra le quote rosa. E allora, Remax Italia, qualche iniziativa all'orizzonte che ci vuoi rivelare? Assolutamente sì, Remax Italia sarà sempre più vicino a tutti coloro che vogliono rimettersi in gioco nell'ambito lavorativo, tutti quei professionisti, quei consulenti che vogliono trovare uno scopo nuovo, un là nuovo alla propria vita professionale. Per cui per l'anno prossimo stiamo organizzando degli eventi, delle giornate dedicate ad approfondire quelle che possono essere tutte le professioni che il settore del real estate in generale, non soltanto Remax Italia, può comunque offrire a chi vuole fare la propria parte per contribuire a creare un ambiente più sinergico, per restare nel tema del convegno di oggi. Grazie mille, Ilaria Profumi, CEO Remax Italia. Grazie.